Poi si prepara Sensoli. Sì, grazie Presidente. Solo una breve riflessione su un aspetto che comunque anche in legge è trattato, cioè il fatto che lo sport, una delle valenze, diciamo, principali dell'attività sportiva è proprio il fattore educativo. Ecco, proprio due giorni fa ha dato l'addio al professionismo un grande campione, che è stato anche un grande esempio, ad esempio per la fedeltà alla maglia della propria squadra, perché è ambasciatore UNICEF, perché anche nel suo addio alle scene è stato capace di dimostrare il suo lato più umano parlando delle proprie paure. Parlo di Francesco Totti, ovviamente. Bene, al calciatore qualche mese fa è stata indirizzata da degli studenti questa lettera. Caro Francesco, rappresenti il calcio pulito, onesto, dell'impegno e della fedeltà alla squadra. Sei disponibile ad azioni solidali. Per molti giovani, quindi, sei un punto di riferimento da imitare. Ci chiediamo quindi come sia possibile che tu ti sia prestato a pubblicizzare un gioco, il gioco d'azzardo, apparentemente innocuo, ma che può danneggiare gravemente le persone e condurre alla dipendenza. Come sapete, Totti è uno di quei calciatori che ha prestato la propria immagine alla pubblicità dei giochi d'azzardo. Ecco, anche noi come quei ragazzi riteniamo che sia importante e che debba essere netta la distanza fra il mondo dello sport e il mondo dell'azzardo e della sua pubblicità, così come è stato fatto per il fumo, così come si fa anche per il doping e lo si fa in questa legge. Nella legge, giustamente, nelle promesse, articolo 2,1, lettera D, si intende contrastare ogni connessione con fenomeni che inducono al gioco d'azzardo patologico. Bene, siamo contenti di questa precisazione, però secondo noi non si trova il coraggio di arrivare poi a dei fatti concreti, come ad esempio invece lo si fa per il doping all'articolo 15. Ci chiediamo ad esempio come sarà possibile dare contributi ad associazioni sportive che nelle proprie sedi ospitano delle macchinette per il gioco d'azzardo. Sì, perché in regione ci sono ancora associazioni, APS o altro, che hanno in qualcuno dei loro circoli macchinette per il gioco d'azzardo. Penso ad Arci e ad Endas, ad esempio. Già da tempo noi abbiamo fatto una proposta di introdurre come clausola escludente per essere iscritta nel registro regionale delle associazioni il fatto di ospitare o meno nei propri circoli le slot. Ancora su questo non abbiamo trovato una risposta concreta, solo qualche piccolo passo positivo c'è stato, ad esempio sui patrocini, qualcosa è stato fatto. Questa legge poteva essere l'occasione per fare un ulteriore passettino. Ad esempio, chi vuole partecipare alla conferenza dello sport, secondo noi deve garantire che nei propri circoli non sia presente né la pubblicità dell'azzardo né le slot. E su questo abbiamo presentato anche in commissione un emendamento. Ripeto, ci chiediamo inoltre come sarà possibile in via teorica che la Regione dia o darà dei contributi a impianti sportivi o a eventi sportivi che magari ospitino nel bar del circolo sportivo delle macchinette e delle slot, o associazioni sportive che accettino come sponsor una sala VLT o un casinò. Vi immaginate la piscina o il campo di calcio che pubblicizzano il casinò di San Marino, o magari che hanno nella maglietta come logo il logo della Novomatic. Sta succedendo a livello nazionale, ad esempio, che sui campi della nazionale sta apparendo il marchio Intralot come pubblicità. Ecco, vi chiediamo quindi un ripensamento, un atto di coraggio, perché è ovvio che queste decisioni sicuramente qualcuno scontentano. Però la lotta al gioco d'azzardo patologico si fa con tante piccole azioni sinergiche. Si fa applicando le leggi già approvate, cosa che nella nostra regione non succede riguardo al gioco d'azzardo, ma è un altro discorso, e innovando anche la legislazione, come appunto vi proponiamo di fare introducendo l'articolo 15 bis. Grazie.